Popolo di YouTube! Scusa, ci sono un po' cose a schermo, vabbè, la live di giovedì, il buco di Fortnite, insomma, ci sono un po' di cose a schermo, ma voi non preoccupatevi. Voi non preoccupatevi. Abbiate fiducia di, cioè, di quello che vedete. Io oggi vi farò una bella arenina didattica tattica, in cui vi spiegherò come si vince l'arena doppia. Allora, l'arena doppia è molto, molto, molto aggressiva, molto aggressiva. Dobbiamo essere aggressivi. Le AOE non ci sono, ignoratevi, non giocate attorno a un cazzo. Giocate intorno a spacco la board dell'avversario e vado aggressivo, cattivo, cattivo, di cattiveria, capito? Quindi, quali sono le classi più cattive, più... No? Sono Warlock. Warlock come prima potrebbe essere una bella mossa. Perché? Perché se io porto Warlock come prima, non posso trovare Warlock come seconda e quindi me lo tolgo dalle possibili scelte. Mentre, invece... ho la possibilità di avere un ping come seconda. Avere un ping come seconda è molto importante. Perciò, Gul'dan ti dà una mano. Vai, Gul'dan. Così mi andava Gul'dan. Warlock Priest, Warlock Druid, Warlock Shaman. Ovviamente, fanno schifo tutte. Io volevo il Mage, soprattutto. E sarebbe stata la migliore, quella più sinergica. Mancando tutto ciò, la classe più aggressiva, secondo me, è Druido. Quindi andiamo di Druido perché al ping, semplicemente. Le altre due hanno un potere eroe che non vale la pena nemmeno di provarlo. Lieutenant è molto forte. Imp Gang Boss, probabilmente di più. È il deoppatore che vogliamo e che vogliamo sempre. Quindi Imp Gang Boss, via. Buon inizio. Buon inizio, assolutamente. Killbot, Mindbreaker, Poison Seeds. Poison Seeds non mi piace per niente. Mindbreaker, un 3 mana 2-5, l'abilità. Corrupted Illbot, secondo me, è quella migliore. Perché tanto dare 8 vite all'avversario me ne frega il giusto. Dicia, si gioca sempre per la board. Ancora più del solito. Perciò, Illbot va benissimo. Illbot va benissimo. Terza pick, abbiamo un White Walker che eviterei perché tanto la bestia non ce l'hai mai. Devi essere un po'. Devi trovarti proprio nell'occasione giusta. Spreading Madness. Ora, meglio di no. Aberrant Berserk, credo che sia la migliore. Ha un buon body, è un drop a 4. Ci sta. Perfetto. Malch. Attenzione a Malch, perché Malch potrebbe essere la rimozione di cui abbiamo bisogno. Rimuova secco a target, ogni tanto serve. Potrebbe risolvere qualche situazione. Le altre due, secondo me, non sono incisive. Quindi Malch, secondo me, può starci molto bene. Lo prenderò. Andiamo di Malch. Go. È close comunque come pick, eh? Anche le altre due non ci stavano male. Ma Malch è un buon tool. Imp Gang Boss, chiaramente triplo drop a 3, non c'è paragone. Imp Gang Boss è il drop a 3 più forte che c'è. Perciò Gang Boss, e si vola. E ci siamo i drop bassi. C'è Recycle, che è un altro target, un altro spot removal. Abbiamo un drop a 2, c'è Thylaika, che è un ottimo pezzo, bello ciccio. Di cosa abbiamo bisogno? Non sono grande fan di Recycle. Perché tanto prima o poi te lo ripesca, non è che risolve. Vuoi che non è il drop a 2 che voglio? Io prenderei Thylaika, che comunque ha il body migliore. Quindi Thylaika non è ciò di aggressivo che noi vogliamo. Se vogliamo cose aggressive, ci sono i drop a 2. Drop a 2 che però siano importanti. Abbiamo qua Cabal Chemist, Corpse Razor, che sono due buone carte che fanno value, ma sono poco attive. Cioè non aggrediscono, mentre la Cleric è quella che secondo me è un po' più aggressivella. Però ci vogliono altri drop a 2. Cioè, se tu hai altri drop a 2 è forte. Se no, no. In più è molto difficile trovare un avversario che non ha la classe del col ping. Perché chiaramente tutti vanno a cercare la classe col ping di seconda. E quindi lei è molto forte quando incontri una classe senza ping. Meno forte quando hai una classe contro. Con il ping, perciò eviterei la chierica. Tra le due, forse la chemist è buona anche a board vuota. La chemist, questo no. Prendiamo la chemist. Nerubian Prophet è un ottimo drop a 3, molto forte. Anche la reporter non è male, ma credo che Profeta sia decisamente migliore. Stiamo avendo un po' troppo mid game, un po' troppo poco early game, un po' troppo poco late game. Dobbiamo sperare che nel proseguire del draft ci dia altre cose. Lui non mi piace, cioè lui è probabilmente la carta migliore, ma è un altro drop a 3. Io prenderei il gatto. Gatto comunque il gatto matto rischia di darti tante spare parts. Non è male, quindi lo prendo. Ok, Hydea.
Aidea è bella aggressivella, devo dire la verità. Mi piace molto. Meglio di quel Silent Knight, sì, Anti-Killbot non è un granché. Io andrei Europa 5, 8-8 e via. E via, dobbiamo essere aggressivi, dobbiamo essere cattivi. Quindi Aidea, far caso nostro. Mi mancano gli early drop, non li sto trovando, e questo è molto brutto. Forse lo pterodattilo. Con due Implant Boss ho possibilità di avere 1-1-1 da sacrificare allo pterodattilo. Non è che ci sia molto altro, in realtà, perciò pterodattilo va, direi bene. Ora ho bisogno di drop bassi. Qui è sicuramente drop a 2, è brutto, come drop a 2, non è forte. Ma va bene così, prendo la Micro Machine, le altre tanto, questa è brutta e basta. Questa è un po' lenta, quindi Micro Machine direi che ok. Di nuovo drop a 2. La Jelly E non è una brutta carta. Il Coboldo fa schifo, però ci serve assolutamente un Taunt. Ehi, leggendario, leggendario, ragazzi. Che ricordatevi, non incidono praticamente niente in arena, a meno che non ti capita la leggendaria davvero forte. E qui la leggendaria davvero forte non mi è capitata. Il Curator, del Curator mi fa pescare una bestia. Qualche bestia ce l'ho. Di Aghi Murloc non ne ho, quindi al momento mi farebbe pescare uno. Forse preferisco Mukla. Mi dà due banane, 6 mana 5-5. Il body fa schifo, questo è proprio brutto. Prenderò Mukla. Prenderò Mukla. Fa schifo, ma forse è la migliore. È la meno peggio, diciamo. È la meno peggio. Mark of the Lotus, ottima carta. Assolutamente ottima carta. Rischio di fare del gran value. Ti fa snowballare. Le altre, secondo me, non sono brutte neanche loro, ma ho già la curva qua piena. Io ho bisogno di early game, ho bisogno di qualcosa che faccia qualcosa di diverso dal mettere dei buoni body a turno 5-6. Basilisco qui senza ombra di dubbio. Ottimo, ottimo davvero. Allora, lo scienziato direi di no. Devo da Warlock. Spellweaver direi proprio di no. Uovo, come lo buffiamo? Più che altro lo possiamo sacrificare con lo pterodattilo. Lo possiamo buffare con una banana eventualmente. O buffare con col Mark of the Lotus. Secondo me ci può stare, non è bruttissimo, quindi va benissimo, va bene uovo. È un buon tool. Jade Idol, ragazzi, evitatelo assolutamente. Jade Idol, l'unica utilità è non farti finire il mazzo, altrimenti è un umano 1-1, umano 1-1. Quindi Ogre Idol senza ombra di dubbio, Aster Commune non la considero nemmeno. Marco Vishayashish. Marco Vishayashish è quella migliore. Quante bestie abbiamo però? Una bestia, due bestie, tre bestie. È una bella bestia. Quattro bestie. Rimane comunque marchio qui. Cioè, drop a due, cioè più due più due, anche a un nono una bestia. È una buona carta. Allora, il Limp, umana 1-3, non è una brutta carta. Lo pterodattilo ha di buono che è bestia, di contro. Sono tutte e due medie, chiaramente, mediocri. Un mana 1-3 non è male, eh. Non va denigrato un mana 1-3 come body. Però lui, essendo anche bestia, secondo me forse potrebbe essere leggerissimamente meglio. Quindi la prendo. Unwilling Sacrifice, direi no. Slithered Swarmer potrebbe funzionare col mio potere eroe. Io andrei di secondo marcio. Non è bellissimo, ma magari lo riusciamo a utilizzare. Jade Blossom no, qua c'è solo una carta che è il Glacial Shard. Sta uscendo un mazzo, devo dire, bruttino. Non sono per niente convinto del mio mazzo. Purtroppo, lo devo dire, non sono per niente convinto. Dei patterni abbiamo 1, 2, 3, 4. Secondo me è un buon numero. Lui non è un Deopa 2, non consideratelo Deopa 2 perché non lo giochi mai a turno 2. Forse lui? Deopa 4 con un body? Sì, io prenderei Deopa 4 con un body. Secondo me è quello meno peggio. Lo Scarabeo, la talpa. La talpa è fortissima in combo col marchio, chiaramente. Talpa into marchio e vinci la partita. Di contro, lo Scarabeo potrebbe darci gioie. Bah, io andrei di talpa. Mi dà l'opportunità di fare uno start molto forte. E se fai quello start. Ah, che ci voleva! Dovevo arrivare alla pick 25 per avere una carta davvero forte. Porca puttana, vai! Dammene altre! No. Secondo Marco Vishayashishish. Secondo Marco Vishayashishish.
Sì, secondo me lo piglio. Lo piglio, alla fine Talpa Maikyo ti fa vincere le partite. Io vado di Maikyo. Tanto non è che rinuncio. Oh, e poi caputtana, beccati questo, secondo Abyssal Enforcer. Ora cominciamo a ragionare, ragazzi. Si comincia a ragionare. Quante mana tra i Saitanot che non attacca? Karakazam Ultrasaurio. Ultrasaurio è tanto carino, guardate come apre la boccuccia, molto carino. Mandarei di Karakazam, direi. Bene, buono Toytolla, ottimo drop a 2, ottima abilità, ti fa value ed è ciò che vogliamo, quindi Toytolla. Ora, ultima picchio, vorrei o una seconda talpa o un Hunted Creeper. Vi piace Hunted Creeper? Bello! No, nulla di tutto ciò. Prenderò Hatchling nonostante tutto, mazza che brutta ultima pick. Mi poteva dare qualcosa di un po' più entusiasmante. Allora, chiudiamo qui questo mazzo. Che cos'ha di buono questo mazzo? Due Abyssal. Cosa di brutto tutte le altre 28 carte? Dove ci porterà? Non lo so, lo scoprirete nella prossima puntata. Ta 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 ta, stacchetto finale. Ta 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 ta.